giovane dalle forti radici umane e cristiane, sereno nell'affrontare la vita e la malattia, un giornalista autentico. Questa è l'immagine dello spagnolo Manuel Lozano Garrido, detto Lolo, vissuto tra il 1920 e il 1971, che emerge dal libro DVD La croce alle ali di Rafael Higuera Salamo per Libreria Editrice Vaticana e Edizioni Ave. Beatificato nel 2010 a Linares, nella celebrazione presieduta dal prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, l'arcivescovo Angelo Amato, Lolo si contraddistinse per la sua fede, per l'opera nell'Azione Cattolica, per la distribuzione dell'Eucaristia a gruppi di fedeli durante la persecuzione religiosa in Spagna. Soffrì di una malattia invalidante che lo portò all'immobilità e alla cecità. Il postulatore della causa di beatificazione, sempre padre Rafael Higuera Salamo. Credo che questa sia la grande santità di Lolo, il non aver fatto un dramma della sua terribile malattia, il non aver messo la sua vita al centro, costringendo gli altri a stargli accanto a causa di questa sua malattia. Al contrario, egli credeva che la sua vita dovesse essere trasmessa agli altri ed era come se volesse passare inosservato. Credo che questo modo di vivere la malattia sia una delle caratteristiche che rendono grande Lolo. Nonostante la malattia, scrisse 9 libri, diari, saggi, lettere e oltre 300 articoli, perché per lui le regole del giornalismo erano anche regole di vita. Jesús Colina, giornalista e presidente di Aleteia. Per tutta la sua vita, legato a una sedia a rotelle e poi prostrato in un letto, ha insegnato a comprendere la realtà che si cela dietro al chi, al dove, al come, al perché e al quando, che sono gli elementi di una notizia. Che cosa conta realmente? In questo senso, Lolo è un autentico mistico del giornalismo, un mistico che ci insegna a comprendere il trascendente, a comprendere che dietro alla notizia c'è una storia sacra, c'è un cielo che ci aspetta dopo questa terra. Una profonda devozione a Maria lo accompagnò nei 28 anni sulla sedia a rotelle. Quasi totalmente immobilizzato, ricevette in regalo una macchina per scrivere e le prime parole che volle imprimere furono quasi un testamento. Signore, grazie, la prima parola, il tuo nome, che sia sempre la forza e l'anima di questa macchina, che la tua luce e la tua trasparenza siano sempre nella mente e nel cuore di tutti coloro che lavorano con essa, affinché tutto ciò che si fa sia nobile, limpido e portatore di speranza.